Buonasera, oggi siamo qui al comune di Pietramelara in compagnia del capitano Giuseppe Izzo, comandante della Polizia Municipale di Pietramelara, in servizio a Pietramelara da 30 anni, in servizio a Scavalco presso i comuni di Capriate a Volturno per 5 anni e a Pietramelara per 7 anni. Ha ripreso la guida del Corpo della Polizia Municipale di Sant'Angelo d'Alife e a dicembre fa un anno. Allora, Giuseppe, ti chiedo le tue informazioni principali: quando e dove sei nato, come hai vissuto la tua infanzia e adolescenza, le scuole che hai frequentato, i tuoi genitori che lavoro svolgevano, allora, quindi parliamo di te da piccola. Signora Piccola, ora, io sono nato qui a Pietramelara l'11 ottobre del 61, 1961. Mio padre è un commerciante di animali, mia madre successivamente ha fatto la bidella personale ATA nelle scuole medie. E l'attività da giovane, un po' come tutti i ragazzi di questa età, e poi ho fatto un po' di tutto, ho fatto sport, ho fatto pallavolo, ho fatto allenatore di pallavolo, ho praticato un po' di sport che fanno i ragazzi, un altro di calcio amatore, un po'. E come nasce la tua passione poi? Nasce la mia passione perché c'era un figura, un comandante di una volta della Polizia Municipale, che adesso non c'è più, Regna, Francesco Regna, e da questa persona, che è una persona molto attento, molto vicino alla popolazione, una bravissima persona, che mi è venuta sta voglia di fare concorso per la Polizia Municipale. Quindi come punto di riferimento hai avuto lui? Sì, come punto di riferimento. Sì. Ok. Una persona come te che svolge questo ruolo, no? Sicuramente avrà avuto dei momenti belli e brutti. Quali sono alcuni che ti ricordi? I momenti belli sono la soddisfazione che hai con le persone, sicuramente, quando riesci a risolvere qualche problema per i cittadini, qualcosa che la popolazione, perché noi dobbiamo far rispettare le regole, però dobbiamo anche cercare di stare vicino alla popolazione, di poter aiutare nel momento possibile, nei più bei momenti che possiamo aiutarli. E questa è la più grande soddisfazione, è quando vedi la felicità delle persone, dei bambini, di chi puoi aiutare. Le responsabilità di un comandante come te, quali sono le responsabilità? La legge è un po' cambiata, prima era più sul rispetto della segnaletica, adesso le cose sono molto più avanzate, nel senso che ci sono molte deleghe della Procura della Repubblica, è ampio, da A alla Z, dal servizio del veterinario per i cani, il servizio per il rispetto della segnaletica, è diventato troppo ampio e sono pochi operatori per poter operare e per farti rispettare e per dare quello che si dovrebbe dare è giusto alla popolazione. Esistono degli eventi dove vari comandanti partecipano tra di loro, collaborano, diciamo? Allora, noi abbiamo dei gruppi dei comandanti, veramente ho realizzato un contatto su WhatsApp con tutti i comandanti dove ci confrontiamo, ci aiutiamo, e io sicuramente non posso sapere tutto, e quando siamo in difficoltà abbiamo questo gruppo che ci scambiamo le informazioni e cerchiamo di essere anche un'occasione, visto che siamo pochi agenti nei comuni, vedi, come faccio sempre, di altri sono due persone, qua siamo rimasti in quattro, siete a quattro, Bai Latino sono due, a Caianello, un paese come Paitano è rimasta una persona. Allora, quando ci sono questi eventi, quando ci sono delle manifestazioni, cerchiamo ognuno di andare a collaborare, anche senza percepire niente, giusto per dare la mano ai colleghi, per farvi fare bella figura. Quando un comandante si ammala, no? C'è qualcuno che lo sostituisce? Allora, funziona nei comandi grandi, questo è un servizio, esiste fino a 7 agenti, è un servizio, dopo 7 agenti diventa corpo. Nel corpo si può fare un vice comandante, okay. Però in questi piccoli realtà come Pietramelara, Riad e cose,
non ci sono, però c'è stata molta la collaborazione tra i colleghi, e poi si prende la persona più anziana a sostituirti in certi momenti. Va bene, Giuseppe, io ti ringrazio per la tua disponibilità e buona serata. Grazie a te. Corride, amori d'alto mare e altre quisquilie di cultura generale. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersivi, ossi di seppia, tundre, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave che arriva.